Ah, vediamo se finalmente riusciamo a girare un cazzo di video. Questo cellulare del cazzo non c'ha mai memoria. Va figurato all'astratto. Percorsi dell'arte italiana dal 45 al 60. Dalle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. A cura di Maria Stella Margozzi. Vediamo quanti contributi ci sono. L'arte italiana tra il 45 e il 60, dalla figuratività all'astrazione di Maria Stella Margozzi. Premessa. Le opere scelte per questa mostra provengono tutte dalle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e nella maggior parte non sono esposte al pubblico da 20 o 30 anni. Esse contribuiscono a rappresentare, insieme a quelle esposte nell'attuale ordinamento, l'interessante dibattito che dalla fine della guerra nel 1945 imperversava nell'arte italiana. Sull'impegno politico, sul rinnovamento della tradizione figurativa, sull'orientamento neocubista e quant'altro. Molte di esse sono state acquistate nelle importanti rassegne biennali, veneziane, quadriennali, romane, e altre anche in gallerie private o direttamente dagli artisti. Altre ancora, sono un cospicuo numero, sono state donate o depositate dagli artisti stessi, che spara certi fasciati a sto cazzo di carta, desideroso di procurarsi un fastidioso riflesso, un posto di rispetto, se non di rilievo, in quella che era considerata la più importante vetrina istituzionale d'Italia. In alcuni casi, tuttavia, era la direzione della galleria a sollecitare il deposito e il dono allo scopo di poter rappresentare nel modo migliore possibile le ultime tendenze dell'arte italiana. Negli anni di cui trattiamo, la Galleria Nazionale era diretta da Palma Bucarelli, che insieme a Giulio Carlo Argan conduceva in modo autonomo una politica di acquisizioni e di valorizzazione dell'arte contemporanea, attenta soprattutto alle espressioni artistiche ritenute più all'avanguardia e in linea con le coeve ricerche internazionali, incline alle varie declinazioni dell'astrazione, mentre un obiettivo minore importanza veniva dato a quegli artisti che ancora si esprimevano attraverso un linguaggio di continuità con la tradizione figurativa precedente. La galleria comincia quindi da allora ad acquisire una notevole quantità di materiali che nel giro di un ventennio si andarono accumulando non solo negli ambienti espositivi disponibili, ma anche nei depositi, tanto che una parte consistente delle opere qui presentate, dipinti e sculture, vennero esposte solo per brevi periodi. Recuperarle da questo oblio e restituirla al pubblico godimento, dandone finalmente una lettura e contestualizzandola in quel clima, pertanto, è stato l'obiettivo di questa mostra, che contribuisce a delineare il variegato percorso della cultura figurativa italiana nel periodo tra il 45 e il 60, intrecciato con la storia della maggiore istituzione preposta allora, scusate, all'arte contemporanea, percorso che ha anche la pretesa di rendere un omaggio tardivo a tanti artisti dimenticati, non inutile per quanti amino conoscere, scusate, la storia dell'arte italiana, nei suoi aspetti meno noti e forse più intriganti.
Non si troveranno in questa rassegna i calibri maggiori dell'informale, come Burri e Fontana, e neanche il Capograssi maturo, sia perché si sono ampiamente rappresentati nell'attuale percorso espositivo della Galleria Nazionale, sia perché la loro presenza inevitabilmente avrebbe oscurato la rilettura di altri artisti che meno impatto hanno avuto sulla critica e sul mercato a quei tempi. Inoltre, le loro opere presenti nelle collezioni sono tutte mature, ossia si entrano in galleria solo dopo la loro consacrazione. Tutti gli altri artisti figurano con opere significative di quel momento di elaborazione di nuovi futuri linguaggi, che percorrono la via dell'astrazione di natura morte e paesaggio, scusate, quella dell'espressionismo realista, calato nella vita quotidiana, quella di una sempre più consapevole e concreta ricerca astratta, condotta come pura esercitazione intellettuale. Si sono inserite anche opere di salda fede figurativa, scusate, come quelle neobarocche di De Chirico o quelle archetipiche di Campilli. Tutta gente che dipingeva un po' come un vuoto di memoria, scusate. Insomma, un vuoto di memoria. Insomma, lui il grande, avete capito di che stiamo parlando. Escluso a priori dall'interesse della direzione della galleria in quel periodo. Picasso, sì. Tutta gente che dipingeva come lui è stato il grande di tutti, quello che ha dato il via a tutta quella gente. E quindi acquisite solo molto più tardi, quando ormai il dibattito tra figuratività e astrazione si era spento. L'evasione verso mondi fantastici cui esse tendono, a metà tra il mito e il sogno, è l'atteggiamento che caratterizza molta parte della sponda rigorosamente figurativa dell'arte italiana in un momento in cui l'astrattismo e la sua declinazione informale fanno la parte del leone. Il panorama artistico nazionale, gli eventi salienti tra il 45 e il 60. Alla fine del secondo conflitto mondiale, la crisi della cultura determina anche in Italia una profonda introspezione delle coscienze e una radicale ribellione alle modalità, scusate, espressive della cultura precedente, caratterizzata nel nostro paese da un ordine formale che simboleggiava anche un ordine sociale vagheggiato piuttosto che raggiunto. Sicuramente cavallo di battaglia del regime politico precedente nel campo artistico, esperienze come quella espressionista della scuola romana o di Corrente a Milano avevano già preparato il terreno negli anni 30 a una svolta inevitabile in nome della libertà dell'arte e della necessità da parte degli artisti di reinterpretare in modo soggettivo il mondo circostante, calandosi nella realtà quotidiana e nel risentimento tutt'altro che sereno che regnava nelle coscienze di quanti non avevano né voluto né appoggiato la guerra. In quel primo periodo post-bellico, il dibattito riguardava soprattutto il realismo, tra virgolette, considerato quasi indispensabile perché in grado di comunicare i problemi concreti della società. A questa poetica si opponeva all'inizio il cosiddetto formalismo, tra virgolette, termine ripreso dall'avanguardia storica che comprendeva l'astrattismo storico ma anche l'indiscutibile modernità del linguaggio picassiano, che si era andato diffondendo dopo Guernica, quindi già da oltre un lustro. La polemica si consumava anche sulle pagine della rivista, che numerose cominciano ad essere pubblicate. Scusate, nel 1946 esce su Il 45 un saggio di Mario De Micheli su realismo e poesia, e
nessun numero al manifesto del realismo oltre di Ernica. Scusate, nessun numero il manifesto del realismo oltre di Ernica. Tuttavia, anche la tendenza neocubista all'inizio abbraccia in parte la posizione sociale. Nello stesso anno escono su Domus due articoli sull'astrattismo, uno di Ale Venturi, che coglie la definizione di astratto e concreto, e uno dell'artista svizzero Max Birner, che ne coglie la derivazione spiritualista da Kandinsky e costruttivista da Mondrian. Già nel 1946 si costituisce il Fronte Nuovo delle Arti tra Milano e Venezia, raggruppamento degli artisti più innovativi, che difendevano un'arte che si richiamasse alle avanguardie storiche, e ritenuto il vero e solo veicolo della modernità della visione artistica, al di fuori degli schemi precostituiti di quello che era stato il movimento più emblematico della concezione fascista, il Novecento. Ne fanno parte Birolli, Biani, Pizzinato, Vedova, Santomaso, Leoncino, Guttuso, Cassinari, Morlotti, Levi, Coppola, Turcati, Franchina e Fazzini. Il manifesto è redatto da Birolli. La prima mostra del gruppo si tiene alla Galleria di La Spiga di Milano nel 1947. La sua consacrazione avviene alla Biennale di Venezia nel 1948. Il critico che lo sostiene è Gin Marchiori. All'interno del fronte coesistono due anime del movimento che si connatura stilisticamente con una serie di interpretazioni del neocubismo, quella che tende maggiormente all'astrazione, ad allontanarsi cioè da temi e iconografie naturalistiche, e quella che all'opposto cerca di rinnovare il linguaggio formale ma sceglie di non abbandonare il terreno della realtà, soprattutto quella sociale, tema fortemente sentito in quegli anni di ricostruzione. Entrambi tuttavia attribuiscono una funzione di denuncia e di lotta sociale all'arte, ma nonostante una comune professione di fede comunista, subito si creano al loro interno delle spaccature insanabili. Sono gli anni dal 47 a tutti i 50 del Novecento, ovviamente, caratterizzati da una sperimentazione linguistica di ricerca, di raggruppamenti, scusate, e di scioglimenti di gruppi. Anni che sentono a tanti artisti italiani. Scusate, che consentono a tanti artisti italiani di scegliere un versante e trovare con originalità e coerenza di sviluppo una dimensione matura della propria arte. Quella nuova generazione con i suoi tormenti e le sue fedi, con i suoi raggiungimenti e con le sue caparbietà. È oggi considerata la generazione dei padri della cultura artistica italiana come Vedova, Pizzinato, Birolli, Leoncino, Morlotti, Cassinari, Turcato, Guttuso, Pirandello, Consagra, Cagli e altri meno noti, ma i cui percorsi poetici si intrecciano con quelli dei compagni più famosi, a volte risentendone nelle scelte espressive. Altre volte perseguendo caparbiamente proprio personali ricerche, non sempre giustamente apprezzate e valorizzate dalla critica e da quel mercato che stava rifiorendo intorno all'arte contemporanea. Siamo già a quasi 14:30, scusate. Ci fermiamo qui per il momento. Tanto qui potete vedere Ettore Colla, rilievo con Bulloni del 1959. Piero Dorazio, composizione del 56. Minchia, spara di brutto questo cazzo di carta. Alberto Burri, grande sacco del 52, nel gergo si dice che spara.
Alla prossima!